L'alcol. Nel migliorare il suo stile di vita, non è necessario che lei rinunci completamente all'alcol, ma è fondamentale che ne riduca il consumo a un bicchiere occasionale di vino o di birra. Sono assolutamente controindicati i superalcolici, che potrebbero indurre il suo cuore a battere più lentamente, aumentando il rischio di complicanze. È inoltre sconsigliata l'assunzione di caffeina, che provoca al suo cuore uno stress aggiuntivo. Dovrebbe quindi evitare bevande che contengono questa sostanza, privilegiando bibite naturali come succhi di frutta e spremute. E se rinunciare al rito del caffè quotidiano sarebbe chiederle troppo, inizi almeno a sceglierlo decaffeinato. La vita affettiva. La vita affettiva riveste un ruolo molto importante nella gestione delle malattie croniche, come lo scompenso cardiaco, in quanto nel percorso di cambiamento che ognuno deve intraprendere, l'appoggio e il conforto di familiari ed amici diventano essenziali. Sarebbe utile per il suo benessere evitare forti stress emotivi e non smettere di sorridere e divertirsi in compagnia. Non ci sono controindicazioni ad effettuare viaggi, ma sarebbe importante seguire qualche regola. Evitare viaggi in aereo di lunga durata e a quote superiori a 1500 metri. Se il viaggio in auto o in treno è particolarmente lungo, è preferibile fare delle tappe intermedie, in cui fare una minima attività motoria. Inoltre, l'atteggiamento più corretto durante le vacanze consiste soprattutto nel non modificare lo stile di vita acquisito, in quanto a causa di una dieta scorretta e della sedentarietà metterebbe a dura prova l'equilibrio raggiunto durante l'anno. Non rinuncia a vivere una serena e appagante attività di coppia. E se ha dubbi o si sente in ansia per questo, ne parli tranquillamente con il medico di fiducia. La gestione dei farmaci nello scompenso cardiaco è molto importante per la sopravvivenza e per la qualità di vita della persona che li assume. Il comportamento migliore per un corretto controllo farmacologico è sicuramente seguire attentamente le prescrizioni del medico, a cui dovrebbe rivolgersi sempre in caso di dubbi o insicurezze a riguardo. Il suo medico le potrà venire incontro concordando con lei, per quanto possibile, gli orari e le modalità di somministrazione dei farmaci, ma da parte sua è richiesta una grande collaborazione. Affinché questo avvenga, è fondamentale che lei capisca a cosa servono i farmaci che assume ogni giorno e perché sono così importanti per il suo organismo. Il concetto principale che deve esserle chiaro al termine di questa spiegazione è l'importanza della continuità della terapia. Infatti, molti dei farmaci che vengono prescritti per questa patologia non possono essere interrotti bruscamente, nemmeno nel caso in cui i sintomi stiano migliorando e lei incominci a sentirsi più in forma. È quindi fondamentale non smettere mai di prendere i farmaci e non cambiare il dosaggio se non lo decide il suo medico di fiducia, poiché questo potrebbe mettere realmente a rischio il suo organismo. Probabilmente lei conosce i farmaci che assume per il nome che trova scritto sulle confezioni con caratteri più grandi, ovvero il nome con cui quella medicina viene venduta. Tuttavia, ogni farmaco, oltre al nome commerciale, viene anche etichettato con il nome del principio attivo, cioè la sostanza che lo compone. Anche questo nome è riportato sulle scatole dei farmaci, ma solitamente è scritto con caratteri più piccoli. Per farle capire meglio questo concetto, possiamo prendere come esempio una bevanda comune. Il termine Coca-Cola è considerato il nome commerciale della bibita, mentre la caffeina ed i coloranti in essa contenuti possono essere paragonati al principio attivo. Allo stesso modo, il farmaco da lei conosciuto come Lasix ha come principio attivo la sostanza chiamata furosemide.
È importante che lei conosca questa differenza, poiché il nome commerciale potrebbe essere cambiato nel tempo dalla ditta che lo produce, ma la sostanza che compone la medicina è sempre la stessa. Qualche consiglio pratico. Se i farmaci da assumere ogni giorno sono tanti, potrebbe capitarle, soprattutto all'inizio, di fare confusione con gli orari e con le compresse o di dimenticarsene. Per evitare che questo avvenga, sono diversi i consigli da seguire. Innanzitutto, chiedere il supporto dei suoi familiari, che saranno sicuramente disponibili ad aiutarla nella gestione dei farmaci e a trovare insieme a lei un metodo efficace. Potresti incollare sulle scatole dei farmaci delle etichette su cui scrivere in caratteri grandi l'orario in cui il medico le ha detto di assumerli. Dopodiché potreste costruire tre scatole separate, magari di colori diversi, e in ognuna riporre le confezioni dei farmaci in base al momento della giornata in cui li deve prendere, mattina, pomeriggio e sera. In questo modo, quando aprirà la scatola scelta per il mattino, al suo interno troverà direttamente i farmaci giusti e seguendo gli orari scritti sulle etichette non potrà sbagliare. Inoltre, un altro aspetto su cui è importante soffermarci è il riconoscimento dei possibili effetti collaterali delle medicine che assume. Questo elemento le permetterà, alla comparsa di segni o sintomi preoccupanti, di riconoscerli e di avvertire tempestivamente il medico o recarsi in pronto soccorso. Visto che ricordare gli effetti collaterali di ogni farmaco che assume risulterebbe troppo complicato, può fare riferimento al foglio illustrativo contenuto nelle confezioni. Sotto la voce Effetti indesiderati vengono spiegati i sintomi che potrebbero comparire durante il trattamento con quel farmaco. Li legga con attenzione e se riconosce i sintomi che prova con quelli descritti, si rivolga senza timore al suo medico di base.